Dopo la riconoscenza da parte dei cittadini di Vo e gli attestati di stima di politici e colleghi, il professor Andrea Crisanti, direttore del laboratorio di microbiologia e virologia dell'azienda ospedaliera di Padova, ha ricevuto il sigillo della città. Mi sento onorato, ma forse non meritevole. Un segno tangibile di riconoscimento per il fondamentale ruolo svolto nella definizione dell'efficace strategia di contrasto al coronavirus, che è stato consegnato alla presenza delle autorità cittadine dal sindaco Sergio Giordani. Lui si è fatto veramente fare un salto in quell'età, non solo lui, ovviamente tutte le sue equipe. È merito suo se a questo punto, sfruttando anche purtroppo quello che è successo a voi all'inizio, abbiamo raggiunto questo livello di qualità che fa sì che per quanto riguarda sia Padova che il Veneto, anche se sono anche da noi purtroppo tantissime morti, però siamo un'eccellenza a tutti gli aspetti. È stata del professor Crisanti l'intuizione dell'importanza dell'individuazione degli asintomatici grazie ai tamponi, nonché l'idea dell'isolamento domiciliare per i contagiati, che di fatto hanno permesso il contenimento del contagio e i risultati cui la città di Padova e in generale tutto il Veneto sono arrivati, pur essendo state tra i primi focolai in Italia. Non avere l'infezione o avere bassissimi livelli di trasmissione in questo momento è un risultato che va consolidato. Va consolidato e purtroppo la mobilità inevitabilmente lo minaccia. E quindi il modo migliore per difendersi è cercare di mantenere il distanziamento, cercare di indossare mascherine come facciamo tutti quanti noi e allo stesso tempo pretendere che le istituzioni facciano la loro parte.